come sempre, noi apriamo la puntata, come oramai è diventata la tradizione, con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Bentornati all'oroscopo musicale. Beh, siamo ancora per pochi giorni sotto il segno della Bilancia e nel 1970 nasceva uno dei gruppi che ha fatto la storia mondiale. Avete capito? È un gruppo svedese che, pensate, in tutto il mondo hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Sono proprio loro, gli ABBA. Il nome del gruppo è un acronimo delle lettere iniziali dei quattro componenti. Gli ABBA è unione musicale di due coppie già unite nella vita, Benny e Frida, dove si incontrarono in una festa di Stoccolma nel 69. Mentre Agnetha e Björn si conobbero al concerto degli Hipstars nel 71. I due si sposarono, diventando il matrimonio dell'anno. La prima esibizione degli ABBA improvvisata fu nel 1970 su una spiaggia di Cipro, davanti ad alcuni soldati dell'ONU. Il meglio per loro comunque doveva ancora arrivare. Nel 1977 gli ABBA partirono per un tour in Europa, dove riscossero un grandissimo successo. Pensate che per i due concerti organizzati alla Royal Albert Hall di Londra furono richiesti 3,5 milioni di biglietti, sufficienti a riempire 580 volte l'arena. Nel 1982 il gruppo ABBA si sciolse a causa della separazione tra Benny e Annie. La canzone che siglò la fine del loro amore fu The Winner Takes It All. La canzone racconta in realtà di un amore non proprio a lieto fine. Il governo di Stoccolma nel 2013 dedica agli ABBA un museo dal titolo ABBA The Museum. Curiosità sui quattro artisti. Benny è proprietario di una boutique hotel a Stoccolma, il Rival. In ogni stanza c'è un lettore CD e casse. Björn soffre di amnesie parziali, non ricorda interi mesi della sua vita passata. Annie vive in un castello in Svizzera col nobile inglese Henry Smith, visconte di Hambledon. Agnetha si ritira alla vita pubblica dovuto allo stalkeraggio. Secondo Björn, l'unica vera erede degli ABBA è Lady Gaga. Gli ABBA erano amici, compagni, complici e innamorati. Sono nati con l'amore e si sono sciolti perché non c'era più amore. E così io vi lascio oggi, abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto domani in tantissimi. Ciao, a domani!